Buonasera dalla redazione di TAF Channel, benvenuti alla seconda edizione del telegiornale dell'Umbria. L'Umbria rimane in zona arancione insieme a Puglia, Sicilia, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano, in quanto è stato stabilito ieri dal Ministero della Salute, ma ci sono ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione delicata della provincia di Perugia, con 29 comuni interessati da un'impennata di contagi per una media di casi di 200 su 100, ogni 100.000 abitanti. Questo ha portato al confronto di oggi pomeriggio tra il Presidente della Regione Donatella Tesei e i comuni, i sindaci dei comuni interessati che stanno per adottare le ordinanze per nuovi provvedimenti restrittivi. Tra poco vi forniremo tutti i dettagli sull'ordinanza invece già adottata dal sindaco di Perugia, Andrea Romizzi. Rimanendo sulla situazione generale, ricordiamo tra i 29 comuni, naturalmente c'è quello di Perugia, poi Gubbio e quindi i comuni del Trasimeno, ma anche Frattatodina, Deruta, Colazione, Marciano, Torgiano, Corciano, Montefalco, Valtopina e altri comuni fino ad arrivare ad Amelia, dove verranno adottati ulteriori provvedimenti restrittivi. Sul fronte scuole, invece, i sindaci chiedono al Presidente della Regione Tesei di adottare la decisione definitiva. Quindi si va verso la didattica a distanza, il ripristino della didattica a distanza, ma ancora non c'è nessuna posizione ufficiale da parte della Regione nel momento in cui vi parliamo per quanto riguarda l'eventuale ripristino della didattica a distanza nelle scuole interessate proprio dal territorio colpito dall'emergenza più grave da Covid-19 nelle ultime ore. E sono saliti a 35 cluster Covid proprio nelle scuole dell'Umbria, secondo i dati forniti oggi dalla regione, la maggior parte tra primaria e infanzia, 14 casi nelle scuole primarie, 16 nelle scuole di infanzia, in totale individuati 173 alunni positivi, quindi di questi 92 nelle scuole primarie e 66 casi positivi tra il personale scolastico. I contatti stretti di classi in isolamento sono 3.378. Vi parlavamo dunque della situazione di alta incidenza Covid per alcuni comuni, molti comuni della provincia di Perugia, tra cui naturalmente il comune di Perugia, dove il sindaco ha emanato nel pomeriggio l'ordinanza con ulteriori provvedimenti restrittivi che prevedono il coprifuoco dalle 21 e quindi una serie di zone, mini zone rosse nel centro storico. Andiamo a vedere allora tutti i particolari. È arrivata nel pomeriggio l'ordinanza del sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, con cui sono state disposte ulteriori restrizioni anti-Covid dopo l'impennata del contagio in tutta la provincia di Perugia negli ultimi giorni. A partire da sabato 30 gennaio fino al 14 febbraio prossimo, nel capoluogo saranno in vigore queste limitazioni. Il coprifuoco sarà anticipato dalle 21 fino alle 5 del mattino, salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute da dichiarare mediante autocertificazione. È fatto divieto di consumare alimenti e bevande all'aperto, nei luoghi pubblici aperti al pubblico per l'intera giornata, né sarà possibile, sempre per l'intera giornata, la distribuzione degli stessi mediante distributori automatici. Per l'acquisto di beni alimentari si può effettuare al massimo una spesa al giorno e da parte di un solo componente del nucleo familiare. È fatto divieto di svolgimento di attività sportive e ludiche di gruppo nei parchi e aree verdi, nonché di utilizzo delle aree gioco dei medesimi. E resteranno chiuse al pubblico per l'intera giornata le aree del centro storico relative alla scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza 4 Novembre che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero l'accesso alla Cattedrale. I giardini Carducci, il percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a Strada del Mercato. Viene ribadito il divieto di sospensione dell'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi. Si raccomanda ai titolari delle attività commerciali la rigorosa osservanza dei protocolli e linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alle superfici dei locali e alla misurazione della temperatura corporea. Dunque, questi provvedimenti restrittivi adottati a Perugia e nelle prossime ore arriveranno altre ordinanze dei sindaci dei comuni interessati dall'alta incidenza Covid, di cui vi parlavamo in apertura. Ancora siamo in attesa di eventuali decisioni da parte della regione.
sull'eventuale chiusura delle scuole, ricordiamo, nel territorio della provincia di Perugia. Come ricordavamo, l'Umbria rimane in zona arancione. Secondo il calcolo del nucleo di valutazione regionale, nelle ultime 2 settimane l'indice RT sarebbe però salito intorno all'1,14. La decisione di confermare l'Umbria in zona arancione è determinata proprio dall'indice considerato, quello dell'indice RT 0,96, riferito al periodo tra il 18 e il 25 gennaio. Proprio per scongiurare la zona rossa nelle prossime settimane, la regione è al lavoro per valutare ulteriori misure di contenimento, alcune delle quali già adottate, come dicevamo, a Perugia. Adesso andiamo a fare il bilancio dell'andamento del contagio delle ultime 24 ore, il bollettino di oggi, sabato 30 gennaio, con 228 nuovi casi positivi al Covid, riscontrati in base a 3.936 tamponi processati. Sono 5 i decessi delle ultime ore di pazienti affetti da Covid, mentre risultano 2 i ricoveri in terapia intensiva, 55 in totale, quindi più 2 rispetto alla giornata di venerdì, per 401 persone complessivamente ospedalizzate, in questo caso meno 1 rispetto a ieri. I guariti in Umbria nelle ultime 24 ore sono 189. Andiamo per un attimo ancora a Perugia, con i vigili del fuoco intervenuti poco fa per un principio di incendio in un'abitazione in località Centova. Nessuna persona per fortuna è rimasta coinvolta, diversi i danni all'interno dell'abitazione interessata dall'incendio. Oggi è stata anche la giornata dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. L'intervento del procuratore generale reggente della Corte d'Appello di Perugia, Claudio Cicchella, che ha fatto riferimento in particolare a 2 vicende importanti del 2020, il caso Sanitopoli in Umbria e anche al procedimento che vede imputato l'ex consigliere del CSM Luca Palamara. Il procuratore generale Cicchella ha ricordato dunque questi 2 procedimenti delicati che hanno avuto una grande risonanza a livello nazionale, soprattutto quello nei confronti dell'ex consigliere del CSM Palamara, che ha svelato dinamiche e comportamenti, ha detto Cicchella, inaspettati, ancora più gravi se ascritti a soggetti appartenenti all'ordine giudiziario. Andiamo avanti perché andiamo per un attimo a Terni, prima di darvi contezza dell'intervento dei carabinieri al centro di Terni. I vigili del fuoco sono intervenuti in zona Maratta questa mattina per un incendio rifiuti e materiale di scarto. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco con 2 squadre e 5 automezzi, mentre sono stati rintracciati i responsabili dell'aggressione ad un giovane, un episodio che risale al 9 gennaio scorso. Dopo 20 giorni i carabinieri hanno rintracciato i 5 responsabili, un 25enne e un 23enne italiani di origini libiche, un 21enne italiano di origini albanesi e 2 21enni italiani. Alla base dell'aggressione nei confronti del giovane in pieno centro a Terni ci sarebbe la gelosia per una ragazza contesa tra il giovane picchiato e il ragazzo che aveva organizzato l'aggressione. 5 denunce per concorso in lesioni personali aggravate e rapina, visto che il ragazzo, oltre ad essere malmenato, è stato anche rapinato dai 5. La Corte di Cassazione ha confermato lo scorso 18 dicembre la sentenza di secondo grado con cui ha condannato un 67enne campano alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione per un caso di violenza sessuale nei confronti di un 13enne che risale al 2013, poi altri episodi di violenza che avrebbero riguardato l'uomo 67enne, come dicevamo, che è stato poi rintracciato dopo l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato la condanna. Lo scorso 18 dicembre è stato rintracciato in una zona montuosa di Terni da parte dei carabinieri della compagnia di Assisi, in un'abitazione semi-abbandonata dove viveva da solo da quando era uscito dal carcere. L'uomo è stato portato proprio nel carcere di Terni, dove sconterà, ricordiamo, la sua pena definitiva di 2 anni e 9 mesi. Andiamo anche con le immagini alla regia, con la protesta del comitato No Inceneritori di oggi, il comitato No Inceneritori di Terni, che è tornato a protestare in piazza. Alcune decine di persone si sono ritrovate proprio davanti al comune per
sollevare l'attenzione su due questioni molto importanti, come ha spiegato il portavoce del Comitato No Inceneritori, Fabio Neri: la chiusura del registro tumori, che ha dato un buon contributo allo studio Sentieri, non sappiamo quando e come verrà, ha detto Neri, riattivato, vorremmo che il livello qualitativo rimanesse almeno quello, se non addirittura migliore, ma già in passato, ha aggiunto, si era denunciato un definanziamento, tra gli altri temi quello del nuovo impianto di essiccazione di fanghi di depurazione che rischia, secondo il rappresentante del Comitato No Inceneritori, di fare di Terni il perno regionale della gestione dei fanghi. In merito al problema più generale della gestione dei rifiuti, il Comitato ha ricordato di aver già presentato da tempo un piano regionale alternativo, al momento però senza risposte. Secondo Neri bisogna iniziare a ragionare dalla testa e non dalla coda, ha detto, aumentando la raccolta differenziata. Se Terni è riuscita a passare in un anno dal 48 al 71%, concluso, significa che l'aumento è alla portata di qualunque gestore, oltre che una necessità. Questa è proprio la manifestazione che si è tenuta davanti al comune di Terni nella giornata di oggi, per protestare anche contro, come dicevamo, l'impianto, eventuale impianto di essiccazione previsto nella città ternana. E oggi è il momento delle scelte coraggiose, a dirlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, in riferimento a quello che è il mancato equilibrio di distribuzione delle risorse in Umbria, e che va a penalizzare le aree di Terni, Spoleto, Valnerina, Orvitano, Narnese e Amerino. La lettera è indirizzata da De Luca a tutti i sindaci della zona della provincia di Terni, un'istanza ferma il consigliere regionale 5 Stelle che non è più prorogabile per il divario nella gestione delle risorse, per la marginalità politica nella governance e per il dislivello nella qualità dei servizi, delle infrastrutture e delle strutture sanitarie. E questa mattina è stato svelato al pubblico l'opera, il restauro dell'opera di Andrea Camassei, l'Immacolata Concezione, l'Eterno tra gli Angeli e i Santi, Andrea Apostolo, Bonaventura da Bagnoregio, Nicola da Tolentino e Santo Vescovo del Museo Civico di Bevagna. Il quadro è stato restaurato e questa mattina è stato presentato in tutta la sua bellezza. Domani torneremo con le immagini che adesso vi proponiamo, con alcune foto della presentazione di oggi, dove era assente il pubblico per via delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e a fare gli onori di casa il vice sindaco e assessore alla cultura Rita Gallardini, che ha poi ceduto la parola al sindaco Anna Rita Falsacappa, che ha ringraziato quanti hanno lavorato all'ottima riuscita del restauro, lo ricordiamo, dell'Immacolata Concezione, la grande opera che è stata restaurata e che è stata dunque presentata proprio nella giornata di oggi. La figura di Sant'Andrea deve stare maggiore curiosità, come ha ricordato la restauratrice, il santo è l'unico a guardare verso il pubblico con lo sguardo fiero e la barba bianca, l'ipotesi che si tratti di un autoritratto proprio dell'autore Andrea Camassei, nato nel giorno dedicato al santo omonimo. Celebrato San Costanzo nella giornata di ieri, il patrono di Perugia, la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Lorenzo nella serata di ieri. Un brano dell'Emilia del cardinale Gualtiero Bassetti si fa riferimento ad un invito che Bassetti ha voluto indirizzare alla città di Perugia durante questa pandemia, una pandemia che chiama tutti alla speranza, una speranza che non deve essere mai persa, ha detto. L'incremento della diffusione del virus a Perugia, nella zona della Trasimeno, non può non suscitare, ha aggiunto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, inquietudine e anche molti interrogativi presenti nel corso della celebrazione eucaristica di San Costanzo, patrono di Perugia, anche come vedete la presidente della regione Donatella Zasei e il sindaco di Perugia Andrea Romizzi. Tradizioni però rispettate nel giorno di San Costanzo, una giornata di ieri, donazioni alla Caritas e all'ospedale, ma soprattutto la grande tradizione del torcolo. Allora andiamo a ripercorrere la giornata di ieri con Elena Ballarani. Un San Costanzo inevitabilmente diverso quest'anno a Perugia. Il perdurare dell'emergenza pandemica non permette di svolgere i tradizionali rituali a cui i perugini sono tanto affezionati, come quello della distribuzione del torcolo. Ma il patrono della città di Perugia viene comunque celebrato, trasformando la giornata in occasione di solidarietà e vicinanza per chi si trova in difficoltà.
Tra gli appuntamenti una serie di consegne simboliche del tradizionale dolce da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale, a cominciare dalla prima mattinata di oggi, quando il torcolo è stato consegnato alla Caritas diocesana in via Cortonese. Poi è stata la volta dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove lo stesso sindaco Andrea Romizzi, accompagnato dagli assessori Edi Cicchi, Clara Pastorelli e Tuteri, hanno donato il torcolo al personale sanitario impegnato nei vaccini. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, presso la Cattedrale di San Lorenzo si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. La celebrazione sarà aperta al pubblico fino all'occupazione dei posti disponibili secondo le norme anti-Covid. I Forni di Perugia, in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato e CNA, hanno organizzato una raccolta fondi presso ciascuna delle attività commerciali aderenti a favore dell'ospedale perugino. L'iniziativa, ideata per sostenere il nosocomio e il personale sanitario nel protrarsi della pandemia, è nata spontaneamente dagli stessi operatori che hanno voluto così unire alla tradizione del torcolo di San Costanzo un'iniziativa concreta di solidarietà. E torna come ogni sabato l'appuntamento con la musica elettronica, la musica dei grandi DJ. Buongiorno notte, a partire dalle 23:30 con la conduzione di Ada Bartocci, che saluto e ringrazio nei nostri studi. Ciao Ada, benvenuta. Naturalmente per la nostra finestra dedicata alla puntata di questa sera, intanto ricordiamo gli ospiti e ben trovata, Grazie ovviamente. Giulio per l'invito, come sempre in Grazie trasmissione. a te. Allora, stasera avremo Ralph del Bella Ciao, Federica Babydoll Cocoricò, Benny Blanco Redzone Club e Marco Cucchia, sempre del Redzone Club. Dunque, grande appuntamento con DJ che hanno fatto un po' la storia nel settore di questa straordinaria musica in un momento di pandemia che va a ridurre, a annientare sostanzialmente le grandi occasioni, no, di aggregazione. Questa è una funzione molto importante esercitata da questo appuntamento a partire dalle 23:30 di questa sera, come ogni sabato, con Buongiorno, Buongiorno Notte. Ada, parliamo anche di un evento che state organizzando, grazie naturalmente all'Associazione Culturale Mirò, che poi produce il programma che vi proponiamo ogni sera su questo canale, canale 12 di ITF Channel. Parlaci un attimo dei dettagli di questo grande evento di sabato prossimo. Approfitto dell'occasione per annunciare la puntata di sabato 10 febbraio con noi all'interno della Sala dei Notari di Perugia. Ecco, ci saranno tanti ospiti e ci sarà modo di approfondire quella che è la funzione della musica in un momento complicato, no? Difficile Sì, per tutta la assolutamente. regione. Annunceremo durante la settimana gli ospiti che saranno alla sala dei notari, così lasciamo un po' di curiosità al nostro pubblico. Possiamo fare anche un primo bilancio, tracciare un primo bilancio anche in questo primo mese di trasmissioni di questa seconda nuova edizione di Buongiorno Notte su TF Channel. Sì, devo dire che come al solito il pubblico è caldo, il pubblico ci segue ed è bellissimo vedere questo seguito che continua imperterrito a seguire le nostre puntate ed è bellissimo. Insomma, ci saranno tanti altri ospiti nel corso di questa strada, questo percorso che faremo insieme, e soprattutto l'evento in sala dei notari di sabato prossimo, di cui parleremo naturalmente con tante altre anticipazioni la prossima settimana. Sì, Mi conferma. certamente, certamente. Grazie, grazie Ada Bartocci. Allora, buona conduzione per questa sera. Buongiorno notte alle 23:30 sul canale 12 di ITF Channel. Noi torniamo tra poco con l'ampia pagina sportiva, il volley e il calcio in primo piano, con i risultati delle Umbre del calcio di Serie C, la sconfitta casalinga del Gubbio contro la Sammarinese, la vittoria invece della Ternana che si porta più 11 sulla seconda del girone C, il Bari. Dunque Ternana inarrivabile, almeno per il momento nel girone C, e l'attesa della sfida del Perugia contro l'Arezzo, con le parole del tecnico Caserta, e soprattutto la Coppa Italia con la SIR Perugia impegnata contro l'ITAS Trentino. A tra poco. Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Ristorante Pizzeria Il Maghera.
Finalmente riapriamo con la consumazione ai tavoli a tutti i lavoratori ed aziende del territorio. Per informazioni e prenotazioni contattaci allo 075 37 28 543. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Tanti gli eventi di oggi per questo super sabato, in serie della semifinale di Coppa Italia in corso di svolgimento, una partita che sta sorridendo alla sera. Perugia avanti 2-0 su Itas Trentino, stiamo vivendo le fasi decisive del match. Più tardi, se avremo il risultato acquisito nel corso della nostra diretta di questo primo appuntamento del TG Sport di questo sabato sera, andremo a collegarci con l'Unipol Arena di Bologna. Dunque, situazione che vede la SIR in vantaggio in questo match di semifinale di Coppa Italia della Final Four di volley. Andiamo a parlare adesso di calcio, poi torneremo al volley anche per presentare la gara di domani della Bartolcini Forti Infissi Perugia, giornata di anticipi, quella di oggi con il Gubbio sconfitto in casa dalla San Benedettese per 2-1, San Benedettese in rimonta nella ripresa, mentre la Ternana ha battuto la Paganese per 3-1 nel girone C di Serie C, consolidando ulteriormente il primato, 11 punti di vantaggio dei rossoverdi sul Bari battuto dal Teramo. Più tardi torneremo al Barbetti con il servizio del KO del Gubbio, peraltro Gubbio sorpassato dalla Samba quando era in superiorità numerica nel secondo tempo dopo il vantaggio di Pasquato. Andiamo a fare il punto allora, in attesa di tornare sulle due sfide, quella persa dal Gubbio e quella vinta dalla Ternana invece sulla Paganese, andiamo a fare il punto con il tecnico del Perugia Fabio Caserta alla vigilia di Perugia-Arezzo, seconda giornata di ritorno nel girone B di Serie C. Perugia che è menomato dalle assenze in avanti, indisponibili Melchiorri, Murano e Minesso che si aggiungono a Crealese. Dunque situazione d'emergenza, ma Caserta proprio questa mattina ha ricordato che il Perugia deve essere più forte delle assenze e delle difficoltà. Andiamo a fare il punto, intanto arrivano le immagini, eccole qui, le immagini in diretta perché dovremo avere il finale, eccolo qui, il finale da Bologna con il successo della SIR Perugia. Quindi andiamo a collegarci, se è possibile, se siamo già in collegamento audio con Elian Ballerani, le immagini con i festeggiamenti della SIR che guadagna l'accesso alla finale. Più tardi andremo a Bologna, dunque SIR in finale, grande risultato. Domani andremo a seguire tutti insieme il bilancio poi nella notte di domani della finale di Coppa Italia. Tra poco tutti i dettagli da Bologna, ripartiamo dal calcio e dalla vigilia di Perugia-Arezzo con le parole del tecnico del Grifo Caserta. Il risultato venga attraverso il gioco poi bisogna capire cosa si intende per gioco. Il gioco significa che tutte le partite non sono uguali, in tutte le partite ci sono delle difficoltà diverse, quindi il gioco deve essere fatto in base anche alle difficoltà della squadra che ti mette di fronte alla squadra avversaria. Quindi la cosa più importante nel calcio è sempre il risultato, e il risultato finale e i giudizi vengono condizionati dal risultato finale, perché credo che poi la squadra alla fine abbia dato tutto quello che doveva dare in un campo impraticabile dove ci sono state delle difficoltà
dopo 20 minuti, 25 minuti, due sostituzioni per infortunio, e ti cambia un po' tutta la partita. Però la squadra, sono soddisfatto per quello che ha dato, perché più di quello non poteva fare. È normale che poi, come ho detto prima, nel calcio conta il risultato finale, e domani conta il risultato perché è importante, perché è un derby per noi e perché poi sarà una partita difficile come del resto tutte le altre, perché non bisogna guardare la classifica, bisogna pensare partita dopo partita, e quindi domani è importante nelle difficoltà avere ancora di più forze, unirsi ancora di più, soprattutto nelle difficoltà, perché è palese che abbiamo delle difficoltà a livello di uomini con tanti infortuni, e quindi noi dobbiamo essere più forti ancora degli infortuni e delle difficoltà. E davanti abbiamo, rispetto ad altre partite, abbiamo meno scelte, però ci sono giocatori che sono validi, giocatori che hanno giocato, anche chi ha giocato di meno si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, quindi noi non ci dobbiamo fasciare la testa, perché a me non piace, a me piace nelle difficoltà cercare di ottenere il massimo da parte di tutti, soprattutto nelle difficoltà, e quindi noi dobbiamo essere bravi in questo. È qualcosa magari possiamo anche cambiare, ma soprattutto per caratteristiche dei calciatori che andranno in campo, perché magari Melchiorre non ha la caratteristica di Elia, è diverso magari rispetto a Murano, a Minesso, quindi è questa la caratteristica del calciatore, ti cambia un po' il modo di interpretare la gara, anche se noi abbiamo i nostri principi, al di là delle caratteristiche di chi scenderà in campo, noi abbiamo dei principi, quindi noi dobbiamo andare avanti secondo i nostri principi. Queste le parole di Fabio Caserta, regia di Perugia Arezzo. Ricordiamo l'appuntamento domani a partire dalle 11.45 negli studi di TEF Channel per vivere insieme il pre-partita. Avremo in esclusiva le considerazioni del centrocampista greco del Perugia, Sunas, quindi diremo insieme a voi le fasi salienti del match con il lungo post partita, dunque un'altra grande domenica di calcio con il Perugia, così come è stato un grande pomeriggio di calcio, quello di oggi non solo, perché nel grande volley spicca il successo della Sir Perugia, grande affermazione dei Block Devils nella semifinale di Coppa Italia che si è conclusa poco fa 3-0 su Itas Trentino, dunque riscattata anche la sconfitta in campionato da parte della squadra di Einen. Questa mattina avevamo proposto le considerazioni del DS Recine con la certezza di poter fare bene in una Coppa Italia di altissimo livello, nonostante i pronostici fossero tutti dalla parte di Itas Trentino. Abbiamo anche seguito nell'analisi della pre-gara la nostra inviata a Bologna, Elena Ballarani, che proprio dall'Unipol Arena ci ha raccontato la preparazione, i momenti che hanno anticipato la gara della Sir Perugia, che ha fatto seguito all'altra semifinale, quella vinta dalla Lube Civitanova su Modena per 3-0. Dunque grande finale quella di domani, finale di Coppa Italia tra la Sir Perugia e la Lube, il consueto duello tra le due rivali in campionato che si rinnoverà domani per l'obiettivo Coppa Italia. Tra poco torneremo a collegarci con Bologna, con l'Unipol Arena, dove la Sira ha appena sconfitto, lo ricordiamo, l'Itas Trentino, guadagnando l'accesso alla finale di Coppa Italia. Trasferiamoci a Gubbio, tornando a parlare di calcio e della girone B di Serie C, con la sconfitta dei rossoblù di Torrente per 2-1. Allora, visto che abbiamo proprio in tempo reale, in diretta, dall'Unipol Arena Einen, andiamo da Elena Ballarani per questo post partita della Sir, che ha battuto Trentino 3-0 e dunque accesso alla finale di Coppa Italia. Te, Elena. E allora, Giulio, la Sir, che era partita senza i favori del pronostico, si aggiudica l'accesso alla finale di domani della Del Monte Coppa Italia battendo l'Itas in 3 set. Sono qui con Vital Einen. Dunque un match che si è chiuso come un blitz, con tantissimi ace e dei muri che hanno fatto la differenza. Noi abbiamo giocato una partita incredibile, non il meglio partito degli ultimi 2 anni, chiaramente il meglio. Abbiamo giocato in ogni elemento, battuta, muro, difesa, recepzione, attacco. Ogni elemento ha funzionato come il mio sogno. Io non ho mai sognato di pensare che è possibile di giocare così.
io so che domani non è possibile giocare così, ma oggi fa bene perché Trento è favorito e abbiamo vinto, io non so i punti, ma secondo me la differenza è stata grande. È un piacere, piacere di essere allenatore e vedere come i giocatori hanno giocato, eccellente. Percentuali altissime in attacco, infatti. Ogni elemento, io ho visto ogni elemento che ha funzionato e oggi è impossibile di trovare un giocatore che non ha giocato bene. Tutti, i sette sul terreno, anche sulle entrate, tutti hanno fatto il lavoro e più di lavoro. Io ho parlato prima della partita di avere essere un po' arrabbiato per mostrare che tutti dicono che noi non siamo il favorito per la semifinale con Trento, che non è vero. Secondo me abbiamo una buona squadra, noi abbiamo la possibilità di giocare contro 14 giocatori, anche se Atanasievic non gioca, abbiamo una squadra e questo abbiamo mostrato. Atanasievic oggi non è stato schierato titolare, come sta, se posso chiederle, la scelta insomma di De Rost in diagonale con Travizza, come è nata? Noi abbiamo due sistemi e la forza della squadra ha due sistemi, domani vediamo come giocare. Abbiamo due sistemi per giocare, secondo me due sistemi per vincere e se uno non funziona abbiamo l'altro. Nessuna squadra ha la qualità così e per noi, per l'allenatore, di usare con ogni squadra il meglio, abbiamo fatto oggi secondo me. Bata torna non veramente veloce, ma lui torna sul livello di qualche mese, anni fa. Yeah? Non ha ancora fermento lì, ma lui è pronto per giocare, allora noi abbiamo due opzioni in una squadra. Grazie, coach Vita Leinen, lo lascio agli altri colleghi. Allora, Giulio, se vuoi... Puoi tenere la linea, Elena, per fare un bilancio di questa partita, ripartendo chiaramente dai parziali, facendo un'analisi in questo post partita, a te. Allora, se mi lasciate la linea mi avvicinerei a Dragan Travizza che ha intervistato da Simone Camardese in questo momento. Allora, Elena Badalani sta per raggiungere Travizza in questo caldissimo post partita, come potete immaginare, in diretta dall'Unipol Arena di Bologna, dove la SIR festeggia l'accesso alla finale di Coppa Italia. Tra poco sentiremo il giocatore della SIR Perugia, avete appena sentito Einen, che ha fatto riferimento anche a quelle sorprese di giocatori indisponibili all'ultimo, prima della gara di campionato, poi persa con Trentino. Oggi il grande riscatto della SIR che ha dominato contro Trentino. Andiamo a sentire ancora Travizza dall'Unipol Arena con la nostra inviata Elena Badalani. Si rinnova questo duello infinito con la Lube, diciamo, con i tuoi compagni. Quarta finale di Coppa Italia consecutiva fra Perugia e Civitanova, anche la Lube è uscita vincente 3-0 della prima semifinale con Trento, li conosciamo bene, ci conoscono bene, cosa potrà fare la differenza domani? La differenza sinceramente non so cosa la farà, però è una partita difficilissima contro una squadra incredibile con giocatori fortissimi in campo che hanno vinto tantissimo, abituati a giocare queste partite. Non c'è niente di più bello perché è una finale ed è giusto che sia così. La differenza la farà la qualità in campo, la farà la testa, la farà la voglia di reagire a una difficoltà, di stare uniti nelle situazioni critiche che si presenteranno da una parte o dall'altra. Saranno sicuramente delle piccole differenze, però sono le differenze che a questi livelli fanno la vittoria o la sconfitta. Senti, un'ultima curiosità, verso il finale del terzo set ti sei ricordato di quando nelle giovanili facevi lo schiacciatore? Ero un grande ricevitore prima di tutto, poi ero un money outer e infatti ho fatto money out. È stato bravo Leo che me l'ha messa lì, io arrivavo di corsa. Secondo me se palleggiavo facevo invasione perché ero talmente carico. Quindi ho attaccato e è andata bene. Se faccio punto io vuol dire che andava proprio bene stasera. Grazie, ciao. Allora, non so. Travizza con Elena Badalani che dovrebbe essere ancora in postazione. Sì, allora Giulio, io sono qui. Siamo praticamente nella zona, nella mix zone che è stata allestita qui all'Unipol Arena. Potrei avere ai miei microfoni il regista bianconero Dragan Travizza tra poco, altrimenti vi ridò la linea e domani sarà ancora una volta finale tra Cucine Lube Civitanova e SIR Perugia.
Ricordiamo Elena i parziali, ricordiamo soprattutto le fasi salienti di una partita che ha visto la Sir dominare Trentino. E parlavo prima di un grande riscatto perché, come ricordava lo stesso Recine, insomma, giravano pronostici tutti contro la Sir Perugia, che in campo invece ha smentito tutti. Elena, vediamo se forse non hai il ritorno audio. Allora, tra poco lo ripristineremo, casomai andiamo ancora sul post partita tra poco di Sir Perugia a Trentino con un audio migliore di rientro per la nostra inviata all'Unipol Arena di Bologna, Elena Ballarani. Torniamo per un attimo al calcio con la sconfitta di cui parlavamo prima di collegarci con Bologna, del Gubbio autolesionista, perché ha buttato via una grande occasione. In vantaggio, in superiorità numerica, la squadra di Torrente ha subito la rimonta della Samb. Vediamo i gol del Barbetti e poi anche le dichiarazioni del tecnico Torrente. Gubbio autolesionista in casa contro la Samb Edettese. Rossoblu e Torrente si portano in vantaggio con un calcio di punizione di Pasquato al 17° minuto. Punizione centrale, tiro forte, ma c'è tutta la complicità del portiere della Samb Nobile. Sull'1-0 De Silvestro potrebbe raddoppiare, ma spreca così. Nella ripresa se ne va Sainz Mazza, atterrato da De Cianzo, che viene espulso per doppia ammonizione. Dunque il Gubbio si ritrova con la superiorità numerica che non viene sfruttata, anzi è la Samb a innescare la rimonta. Il cross basso dalla destra e l'autogol di Formiconi al 68° minuto. Nel finale proprio la squadra marchigiana cerca con più continuità la via della rete, che trova a 5 dalla fine il colpo di testa di D'Angelo, lasciato solo dalla difesa eugubina per il 2-1 conclusivo. Inutile il rimbalzo finale del Gubbio di Torrente, schierato con il consueto 4-3-1-2, Cucchietti tra i pali, Formiconi, Signorini, Ugea, Ferrini in difesa, Ucadda, Malaccari, Sainz Mazza, centrocampo, Pasquato, a ridosso, De Silvestro e Gomez. La partita è tutta qui. La partita abbiamo trovato il gol con Pasquale, ma al primo tempo non abbiamo concesso niente. Potevamo sfruttare meglio le ripartenze, sempre l'ultimo passaggio, soprattutto nel primo tempo la palla al gol di De Silvestro, che ha calciato male, ma anche nel secondo tempo ci sono state ripartenze di superiorità numerica. E abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, sempre errore di valutazione. Torrente, come avete visto, se l'è presa anche con un paio di occasioni fallite nel finale di primo tempo, quando il Gubbio era avanti di un gol, il gol realizzato da Pasquato, anche con la complicità del portiere della Sammetese, Gubbio che però aveva nelle mani il match del Barbetti. Dunque un'occasione buttata via dopo il primo tempo. Tra l'altro nella ripresa, come vi dicevamo nel servizio, Gubbio in superiorità numerica con la Samb costretta a rincorrere in 10 uomini, poi l'autogol sfortunato di Formiconi, quindi la rete di D'Angelo a pochi minuti, a 5 minuti dalla fine, ha fissato il punteggio finale sul 2-1 per i marchigiani, che dunque si riprendono in classifica. Intanto arrivano aggiornamenti anche dagli altri campi del girone B di Serie C. Fermato il Sud Tirolo nel pareggio contro la Fermana, dunque Perugia per il momento a meno 4 dal primato, mentre ecco, c'è anche un aggiornamento della partita del Modena, che tra poco vi daremo, contro la Vispesaro. Dunque risultati che stanno dando ragione al Perugia, chiamato però questa volta a vincere, dunque a rimediare 2 punti persi a Fano domenica scorsa per avvicinarsi ulteriormente al primo posto del girone B di Serie C. Vi abbiamo parlato in apertura di TG Sport della vittoria della Sir Perugia su Itas Trentino in questa semifinale di Coppa Italia, le dichiarazioni a caldo dell'allenatore dei Black Devils Einen con la nostra inviata all'Unipol Arena di Bologna, Elena Ballarani, le parole anche di Travis, protagonista della gara. Sir Perugia che affronterà in finale la Lube
Civitanova. Tra 2 minuti avremo anche il presidente della SIR Perugia, Gino Sirci, proprio in collegamento da Bologna. Quindi rimaniamo in diretta. Eccolo qui, proprio adesso, eccolo qui collegato, il presidente della SIR Perugia, Gino Sirci, al quale naturalmente vanno tutti i complimenti, caro presidente, complimenti, straordinaria vittoria, soprattutto straordinario riscatto contro chi era, qualcuno diceva, era favorito oggi all'Unipol Arena. Allora guarda, noi grazie per i complimenti, però abbiamo vinto solo una semifinale. Certo, avevamo, diciamo, molto, temevamo molto questa squadra perché era davvero, ci aveva battuto in casa recentemente, però ce l'abbiamo messa tutta. Adesso dicevamo con il telecronista Ranai Vullo che le partite nella vita vincono quelli che hanno fame, quelli che hanno bisogno, quelli che non hanno niente. Noi temevamo molto questa squadra, abbiamo giocato, diciamo, con il timore e abbiamo vinto. Perché? Perché appunto devi sentire il bisogno di vincere. Noi avevamo questo bisogno di vincere e quindi domani siamo in finale, però domani è un altro giorno, sarà un'altra partita. Io penso che Macerata, che Civitanova sarà ancora più forte di Trento, e penso appunto che domani dovremo impegnarci ancora di più e massima concentrazione e poco, diciamo, esaltazioni, pochi, diciamo, sbracamenti, pochi, diciamo così, pochi feste stasera, perché la Coppa si vince domani, oggi era solo una semifinale. Una delle grandi tappe, presidente, della stagione, la stagione che vi chiama quest'anno a tornare a vincere lo scudetto e poi il sogno Champions League, insomma, può essere un 2021 davvero importante per la storia della SIR Perugia. Comunque dai, Nardi, adesso non pensiamo alla Champions League, oggi pensiamo alla Coppa Italia, che, diciamo, rappresenta per noi il secondo target della stagione. L'abbiamo approcciata bene e domani quello che ci serve è giocare tutti e sette, veramente sette persone concentrate e che fanno, diciamo, un gioco meraviglioso, grande battuta, grande difesa, è un palleggiatore strepitoso. Oggi abbiamo visto Travizza, veramente una esibizione stellare. Oggi abbiamo visto che i soldi di Travizza sono soldi spesi bene! Oggi i soldi di Travizza sono soldi spesi bene, ma domani vogliamo che siano spesi bene. Domani! Tutta la carica del presidente della SIR Perugia, Gino Sirci, al quale chiedo per concludere, poi magari passo la linea ad Elena Badarani per altre domande con il presidente della SIR Perugia. Presidente, è stato importante avere giocatori chiave a disposizione. Prima Einen, nell'intervista che abbiamo proposto poco fa, ha ricordato qualche situazione sopravvenuta proprio prima della gara contro Trentino che vi aveva penalizzato in campionato. Guarda, non ho capito bene. No, dicevo, è stato molto importante avere i giocatori chiave oggi a disposizione, no? A dispetto di quello che era avvenuto in campionato proprio poco prima della gara con Trentino. Tanasijević, aspetta Nardi, allora oggi Tanasijević non era disponibile ancora perché, ecco, deve trovare la forma. Russo ha appena, diciamo, ricominciato, quindi era, diciamo, comunque abbiamo visto in forma, ha fatto bene. E è chiaro, la salute e la forma dei giocatori è fondamentale, perché non è che una squadra fuori forma vinci qualcosa, soprattutto contro Trento di oggi. Oggi abbiamo trovato, ecco, i giocatori in forma, ecco, stiamo un po' ritornando dopo il Covid. Come dicevo prima agli arbitri, anzi al presidente della Lega, il Covid non è che ci ha fatto bene a noi, siamo gli unici che siamo stati davvero penalizzati. Oggi stiamo uscendo da questo tipo di tunnel e speriamo appunto di fare bene. Ma ripeto, oggi è stata soltanto una bella partita dove noi ci siamo esibiti alla grande, però è domani Nardi, domani Perugia, domani sapremo se saremo grandi o no. Domani. Adesso vi saluto, cari perugini, e vi do appuntamento su Rai Sport. A domani! Grazie, grazie al presidente Sirci. Come vedete, grazie. È fuori allora programma, ma
Ci sta tutta la soddisfazione e la felicità di Sirsi. Sappiamo, conosciamo bene il suo entusiasmo, il suo essere un po' fuori dagli schemi da parte del presidente, del patron dei Black Devils. Elena, a te per le conclusioni di questo intenso post partita caldissimo, come confermano le parole di Gino Sirsi, che dunque è proiettato in finale contro la Lube, una partita tutta da seguire che poi andremo a riassumere domani sera nel TG Sport della notte. Per questo primo obiettivo, sempre più vicino, per la Sir Perugia. Te, Elena. Sì, allora, non ho avuto modo di avere il tabellino dalla nostra postazione. Qui, come dicevamo, le misure anti-Covid, dunque le norme, i protocolli sono rigidissimi, per cui la nostra postazione è lontana rispetto alla tribuna stampa dove eravamo seduti prima. Ma posso dirti che questa sera la Sir Perugia, che non era partita con i favori del pronostico, ha vinto con la forza della battuta. Innanzitutto avevo contato 10 ace già alla fine del secondo set. Ha vinto anche Amuro, è riuscita ad arginare gli attacchi di uno dei fuori classe che potevano creare più difficoltà, come Nimir Abdelaziz, il lasso olandese di casa Trento. È riuscita ad arginare i suoi attacchi e è riuscita anche a vincerla con un grande gioco di squadra, ma anche una grandissima determinazione e concentrazione. Dalla nostra postazione abbiamo visto arrivare la squadra durante la preparazione. Prima della preparazione c'era in scena sul campo l'altra semifinale, quella tra la Lube e Modena. I giocatori erano davvero, sembravano alienati, concentratissimi. La posta in palio era veramente alta e è stata questa anche un'occasione di riscatto per i ragazzi del presidente Sirci, che erano stati un po' messi sotto da Trento nella gara di ritorno del campionato di Superlega proprio al Palabarton. Dunque, domani il match di finale della Del Monte Coppa Italia sarà di nuovo per l'ennesima volta tra la Cucina e Lube Civitanova e la Sir Perugia, e ovviamente ci saremo anche noi. Ah, un'ultima cosa, se posso, Giulio, mi faceva notare il coordinatore della Lega Pallavolo, un'iniziativa veramente molto apprezzata anche da noi giornalisti in tribuna stampa. Sono state apposte a bordo campo sono stati apposti due maxi schermi, uno per ogni tifoseria, e c'erano, e noi l'abbiamo ripreso con le nostre telecamere, magari ve lo proporremo domani, c'erano i tifosi sia della Sir, sia della Lube, sia di Trento, che erano collegati via web. Dunque avevano modo di vedere la partita da casa, ma di essere proiettati qui a bordo campo. Dunque, ad esempio, in occasione di un muro vincente vedevamo tanti cartoncini biancorossi sventolare a bordo campo, quasi come a voler far sentire i tifosi qui in campo e soprattutto far sentire ai giocatori la presenza del pubblico. E questa è un'iniziativa veramente interessante e originale che la Lega Volley ha voluto dedicare al pubblico che non ha potuto essere presente a questo appuntamento. Iniziativa davvero geniale della Lega Volley per cercare in qualche maniera di sopperire, come spiegava Elena Ballarani, alle tante restrizioni Covid in questo momento complicato, in cui però siamo tornati a sorridere anche grazie all'entusiasmo del presidente della Sir Perugia, alla grande prestazione della Sir che ha dominato contro l'Itas Trentino. Ricordiamo i parziali 25-19, 25-14, 25-17 per la Sir, che si impone con questo netto 3-0 per la finale di domani contro la Lube. Grazie ad Elena Ballarani, a domani dall'Unipol Arena, per vivere insieme a te, Elena, naturalmente le emozioni e poi il riassunto della grande finale di Coppa Italia, il primo obiettivo della stagione per la Sir Perugia. Grazie Giulio, a voi, e ovviamente vi ricordo anche che TAF Channel, TV ufficiale della Sir Perugia per il quinto anno consecutivo, trasmetterà in replica il match di oggi. Io personalmente ho già ricevuto i messaggi di tantissimi tifosi che ci chiedono quando andrà in onda il match. La telecronaca in esclusiva per TAF Channel è di Andrea Piacentini. Grazie, grazie ad Elena Ballarani.
Naturalmente domani mattina anche vi aggiorneremo su tutti gli appuntamenti dedicati alla Coppa Italia, compreso quello di martedì sera alle 20.30 sul canale 12 di TAF Channel, sotto rete, per tornare ancora una volta sulla Final Four di questo weekend straordinario, che si pronuncia straordinario, infatti per la Sir, dopo la prima vittoria, la vittoria di questa semifinale, adesso l'ultimo ostacolo da superare contro la Lube domani. Torniamo a parlare di calcio e della Ternana. Ternana che sta dominando ormai dall'inizio della stagione il girone C di Serie C. Oggi un altro passo importantissimo, perché la vittoria per 3-1 sulla Paganese permette alle Fere di allungare ulteriormente in classifica. Più 11 sulla seconda, il Bari sconfitto dal Teramo. Un 3-1 maturato con i gol di Partipilo e di Falletti su calcio di rigore. Poi Racevic ha chiuso la storia, i conti alliberati contro la Paganese, che aveva riaperto il match. E proprio su questo rischio corso dalla Ternana di complicarsi la vita dopo il doppio vantaggio è tornato Lucarelli nel post partita. Andiamo a sentire l'allenatore delle Fere dopo questo 3-1 della Ternana sulla Paganese. Mister, cosa prende di questa vittoria con la Paganese? Il risultato e anche, diciamo, comunque un gioco piacevole, nonostante sia mancata l'intensità che solitamente mettiamo, però diciamo la partita non è stata brutta dal punto di vista della fase offensiva, un po' distratti nella fase difensiva. Ecco, quindi cosa le è piaciuto di più e cosa l'ha fatta più arrabbiare? No, io quando sono arrabbiato non riesco a vedere il lato positivo, perché noi oggi abbiamo rischiato di aprire una partita che stavamo vincendo 2-0 e dovevamo solo chiuderla. Invece non lo so perché, magari a volte è anche fisiologico avere un po' di non riuscire a dare l'intensità che si pretende da questi giocatori, però diciamo non mi è piaciuto quello, il fatto di aver dato l'impressione di poter subire un ritorno della Paganese sarebbe stato un suicidio clamoroso. Questo indipendentemente dalla classifica, alla luce anche dei risultati di oggi, perché il prossimo avversario sarà uno di quelli che andrà affrontato con una testa giusta. Assolutamente, perché è anche un avviso in vista della partita di mercoledì, perché se dovessimo giocare con la non intensità di oggi a Palermo è ovvio che potresti andare in grosse difficoltà. Tra poco torneremo a dare la linea alla redazione di QSVS a Milano per gli anticipi del campionato di Serie A, la vittoria del Milan a Bologna, tra poco il post partita anche di Sampdoria Juventus, con la Juventus avanti di 2 gol sulla Samp. Ma andiamo ancora sul calcio regionale per il punto sulla Serie D, il girone E della Serie D. Ricordiamo in questo sabato pomeriggio ricco di avvenimenti e la vittoria della Trestina per 2-1 sull'Ostia Mare nell'anticipo della 14ª giornata di Serie D. Per il momento vetta solitaria per Trestina nella girone E. Tutto questo in attesa dei risultati del Cannara e del Tiferno, Cannara che domani riceverà Scandicci, mentre la squadra della società Tifernate, il Tiferno, giocherà contro Gavorrano. Il Foligno riceverà la Pianese. Questo è il programma di domani dopo il 2-1 del Trestina di oggi sull'Ostia Mare. Trestina per il momento in testa alla classifica, ci racconta tutto Nicola Agostini. Il Trestina batte 2-1 l'Ostia Mare e vola in solitaria in vetta al girone di Serie D, in attesa di conoscere i risultati di Cannara e Tiferno, che adesso inseguono rispettivamente ad 1 e 2 punti. Una vittoria da Trestina di carattere, la quinta nelle ultime 6 partite per la formazione di Bonura. La gara però si mette subito in discesa per i laziali, 8 minuti e Cenerini regala palla a classe 2003 Ippoliti, che da lì non perdona ed è 1-0 in favore dell'Ostia Mare. Il Trestina però non molla, nella ripresa passa al 4-4-2 al minuto 74, Falconi cerca la porta sugli sviluppi dell'angolo di Belli, sbuca il piedino di Essussi che anticipa tutti e dal rapinatore Dalia Qualè firma il gol numero 9 in campionato, dedicato ancora al piccolo Joele, e l'1-1 è servito. 10 minuti e il Trestina completa la rimonta con Silla, che lascia partire un missile mancino che si infila sotto l'incrocio per il definitivo 2-1, che lancia il Trestina a quota 24 in classifica dopo 13 giornate. Grazie a Nicola Agostini, che ritroveremo domani alle 19.45 lo speciale
dedicato alla Serie D, le altre partite delle Umbre del girone dalle 19.45 su questo canale, canale 12 di TAF Channel, in una giornata importantissima che vedrà la Sierra Perugia per il Grande Volley impegnata nella finale di Coppa Italia contro la Lube, dopo il successo per 3-0 di oggi contro Trentino, che abbiamo commentato con i collegamenti in diretta dall'Unipol Arena con Elian Ballerani, che ha avvicinato il giocatore della Sierra Perugia Travis e il tecnico Einan. Il grande finale poi con le dichiarazioni piene di entusiasmo proprio del presidente della SIR, Gino Sirci. Si chiude qui la lunga pagina sportiva di questo sabato sera. Domani torneremo sempre in diretta dalle 11.45 con Grifo Stadium la partita per vivere insieme le emozioni di Perugia Arezzo, seconda giornata di ritorno del girone B di Serie C. Prima ancora di Grifo Stadium la partita alle 11.30 il telegiornale della domenica e poi i consueti appuntamenti della sera per arrivare alle 19 con la seconda edizione del nostro telegiornale dell'Umbria. Buona serata a tutti e grazie per averci seguito. Adesso la linea torna a QSVS per gli anticipi della Serie A.